Parliamo di Team Prime Go, un profilo tariffario di Team che è stato oggetto di numerose critiche e anche di più pronunce da parte dell'autorità garante delle comunicazioni, che ha condannato Team per comportamenti scorretti, pratiche commerciali scorrette verso i consumatori. In un primo caso, la Team è stata condannata perché attivava forzosamente questa opzione, questo piano tariffario, attraverso un semplice SMS, poco chiaro peraltro, e l'utente avrebbe dovuto poi, di sua iniziativa, chiamare il centro assistenza e chiedere la disattivazione. Ma questo non veniva fatto perché, la comunicazione team non era chiara in tal senso. Per questo la team è stata condannata a una sanzione, proprio perché non informava correttamente gli utenti. E costringeva, li costringeva ad aderire a dei profili tariffari che loro non avevano richiesto. La conseguenza di questo, per noi utenti, qual è? È che se anche tu hai ricevuto un'attivazione non richiesta di Team Prime Go, hai diritto a ricevere il rimborso di tutto il periodo durante il quale il profilo ti è stato attivato. Basta fare una richiesta a Team e Team è tenuta a rimborsarti tutte le somme perché è stata Team a violare la legge attivando senza la tua richiesta questo profilo tariffario. Se in seguito al tuo reclamo la Team non dovesse risponderti, rivolgiti a un'associazione come la nostra, Basta Bollette, e ti aiuteremo noi ad ottenere il maltolto e il rimborso da parte di Team. Secondo caso in cui la Team è stata condannata per comportamenti commercialmente scorretti, è stato proprio recentemente nel 2018, ad aprile, se non vado errato, dove la GCOM ha condannato la Team a 1.100.000 euro di sanzione. Non consentiva il cambio piano gratuito, cioè la Team Prime Go veniva attivata di default sulle SIM comprate dai clienti in negozio, senza che però la Team informasse con trasparenza il cliente sui costi nascosti di questo profilo, che ripetiamo erano 2 euro a settimana per avere una serie di vantaggi di dubbia utilità, come sconti al cinema e chiamate con un altro numero team prescelto gratis, eccetera. E siccome questi costi non venivano comunicati al cliente all'atto dell'acquisto della SIM, né aveva modo di recuperarli in altro modo, la team è stata sanzionata dall'autorità garante. Anche in questo caso mi chiedo che cosa comporta questa pronuncia in concreto per noi utenti consumatori. Comporta che se abbiamo fatto il cambio piano tariffario da Team Prime Go ad altro piano base Team e abbiamo pagato le 3 euro che non avremmo dovuto pagare proprio in virtù delle normative che ti ho citato poco fa, ebbene, in questo caso possiamo chiedere a Team il rimborso di questa somma. Sì, è vero, sono 3 euro, ma considerate che Team ha fatto questo giochetto per milioni di utenti. Se dovesse restituire il maltolto per tutti, beh, sarebbe qualcosa più di un buffetto sulla guancia, sarebbe un bello schiaffo che si meriterebbe, vista la pronuncia e visto il comportamento scorretto tenuto. Quindi sì, ti invito a farlo il reclamo, fare la richiesta che puoi inviare anche tramite PEC o tramite fax sui numeri che troverai difficilmente sul sito Team, più probabilmente in rete. Il nostro sito contiene una pagina in cui troverai tutti i riferimenti di Team, compreso il fax, la PEC e tutti i modi per entrare in contatto con Team su bastabollette.it. E fai il reclamo perché se la team non ti dovesse rimborsare automaticamente i soldi, allora rivolgiti a noi e noi potremo farti ottenere quanto tu hai diritto a ottenere, sempre facendo valere i tuoi diritti.